Bene, vi do il benvenuto al convegno tecnico-scientifico del nostro evento Scoprire l'ingegneria. Vedo una platea piuttosto varia, vedo anche dei ragazzi giovani che immagino siano studenti e quindi probabilmente futuri colleghi. Speriamo con questi interventi di convincerli e di appassionarli alla nostra materia. Io sono Francesca Giovannelli, sono una voce della Commissione Giovani Ingegneri della Provincia di Pistoia. Porto il saluto di tutti i miei colleghi e insieme al nostro consiglio abbiamo organizzato questa 3 giorni alla scoperta del nostro mondo, far capire, per mostrare, per portare la nostra professione e quello che facciamo tutti i giorni alla nostra città e quindi anche ai non addetti ai lavori. Aprirei la sessione di stamani con i saluti del nostro presidente Alessandro Baldi, che invito qua. Buongiorno a tutti, grazie della vostra presenza e di essere qui. Ci fa molto piacere che la platea appunto sia così numerosa e anche variegata come professionalità. Ringrazio tutti gli ospiti, gli oratori che hanno dato la loro adesione a questa manifestazione che, come diceva Francesca, è una 3 giorni che sarebbe aperta, o meglio, il filo conduttore che ci ha guidato fin dall'inizio era quello di aprirsi un po' alla cittadinanza, agli non addetti ai lavori, quindi far vedere come appunto l'ingegneria si ritrova in tutte le azioni quotidiane che facciamo generalmente, ciascuno di noi, come il pagamento di una carta di credito, oppure aprire il rubinetto, o prendere il treno, quindi tutte attività che poi dietro c'è sempre un lavoro di un ingegnere. Quindi noi volevamo portare questa apertura alla cittadinanza, come ho detto, non addetta ai lavori, però poi quel tarlo fisico-matematico che abbiamo ciascuno di noi ingegneri ha detto, ma insomma parliamo un po' anche ai tecnici, perché sennò 3 giorni ai tecnici non gli si dice nulla, non c'è nessuna nozione, nessun dato da snocciolare, nessuna formula. Ecco, allora è stato deciso anche di organizzare questo convegno, che spero risulti interessante, e cominceremo poi ora con tutti degli ottimi oratori che ci parleranno trasversalmente nel senso dei settori dell'ingegneria, quindi si andrà dell'ingegneria meccanica, ingegneria ambientale e dell'informazione, e con un forte collegamento al nostro territorio, quindi è interessante anche da questo punto di vista. Quindi saranno dati tutte le nozioni scientifiche che per noi tecnici sono, diciamo, il pane, quello che ci piace di più, e sicuramente ci sarà anche qualche formula, perché poi una formula l'ingegnere non la nega a nessuno, quindi magari sicuramente verrà fuori. Niente, io mi auguro che sia una giornata interessante per tutti, vi auguro un buon lavoro e una buona permanenza per questa giornata. E grazie a tutti. Allora, io inviterei a portare i saluti della nostra amministrazione comunale, l'assessore alla cultura Elena Becheri, però non la vedo più, quindi non è in sala in questo momento, per cui passo la parola a uno dei nostri consiglieri nazionali, l'ingegnere Angelo Valsecchi, che ci porta il saluto del nostro presidente nazionale. Buongiorno, grazie Francesca e grazie soprattutto all'Ordine di Pistoia. L'Ordine di Pistoia è uno tra gli ordini più attivi che abbiamo in Italia, il suo presidente, la sua commissione giovani, e quindi è parte reale del corpo della società civile qua a Pistoia. Il fatto stesso di avere una piazza che da 500 anni fanno il mercato, oggi destinata ad attività dell'ingegneria, e quindi far vedere cosa fanno gli ingegneri, cosa sono gli ingegneri nella società civile, rappresenta veramente un punto di sintesi, un punto di incontro tra la comunità, l'ingegnere e l'ingegneria. Quindi anche gli ingegneri hanno un cuore. Altra considerazione importante, io guardavo il logo questa mattina quando vedevo il programma, ed erano bellissime questi 3 cerchi dove sono rappresentate le 3 sezioni dell'ingegneria. Noi abbiamo il settore A con un edificio, con una casa, un edificio come questo quando avevamo l'ingegneria pre-rivoluzione industriale.
Abbiamo poi un bullone che rappresenta la rivoluzione industriale, la storia ad esempio che parte dall'officina San Giorgio, che avevano anche delle ferrovie e quindi sono state già inserite in questo territorio, e oggi è diventata la Sardo Breda, che ci permette di far viaggiare l'Italia con dei treni che sono all'avanguardia. Freccia Rossa, che vediamo di sotto, è sicuramente un esempio di questa ingegneria. E non da ultimo l'ingegneria dell'informazione, passaggio che ha fatto prima Alessandro, il vostro presidente, ad esempio su un pagamento con la carta di credito, è proprio un elemento che dice che anche nelle nuove tecnologie l'ingegnere è presente. E il fatto stesso oggi che siamo qua così numerosi un sabato su un convegno così importante che ci occuperà tutta la giornata vuol proprio dire che tutti vogliamo aggiornarci, fare ingegneria e poi vedere anche degli studenti che oggi frequentano gli ultimi anni, l'ultimo anno delle scuole superiori, proprio una vicinanza con quello che è la società civile. L'altra considerazione che voglio fare è che il mondo dell'ingegneria è un mondo molto eterogeneo, che però ha delle sfaccettature che riguardano qualsiasi attività umana, qualsiasi attività antropica. Nello scorrere quelle che sono il programma di oggi, vediamo dalle nuove tecnologie, non so, sull'isolamento sismico degli edifici, i progressi che sono stati fatti per quanto riguarda il trasporto, e quindi ci sono anche degli interventi di Breda, e non da ultimo anche il fatto che oggi si parla di rischio idrogeologico. Ricordiamo tutti quello che è successo 50 anni fa, l'abbiamo visto magari in televisione l'altro giorno col film di Martinelli col Vajonte. Questa attenzione che deve essere data alla tutela del territorio, noi ingegneri ci siamo proprio in prima fila su queste cose. Abbiamo sottoscritto anche recentemente un accordo con la Protezione Civile Nazionale, proprio perché vogliamo far parte del sistema di prevenzione e protezione civile nazionale. E questi sono gli auspici per il futuro. Non tolgo altro tempo se non salutandovi tutti, anche a nome del Presidente Zambrano, che non può essere oggi presente, ma sicuramente saprà quello che saranno le risultanze di questo convegno, che avrò modo di riferirvi quanto prima. Grazie dell'ospitalità, ma soprattutto grazie per quello che sta facendo l'Ordine di Pistoia per gli ingegneri in campo nazionale, ma anche per la popolazione locale, con tutte le attività che è in animo e in essere. Grazie ancora. Grazie Angelo. Bene, a questo punto passerei veramente la parola all'assessore Elena Beccheri, che ci porta i saluti dell'amministrazione comunale e che tra l'altro è anche un'addetta ai lavori, poiché architetto, non ingegnere, ma... Prego. Buongiorno a tutti. Sì, appunto, come ha accennato chi mi ha dato la parola, sarebbe presuntuoso da parte mia ritenermi un'addetta ai lavori in una... durante un convegno così importante. Insomma, io molto più umilmente ho esercitato molto poco, insomma. Comunque non siamo qui per parlare di me, io porto i saluti dell'amministrazione, del sindaco che mi ha dato mandato di portare appunto il saluto per un'iniziativa che, devo dire, arrivando in piazza, al di là dei treni, al di là appunto degli elementi, diciamo, che invadono lo spazio, c'è un bel clima, ecco, oggi, e di questo bisogna ringraziare voi, l'Ordine degli Ingegneri, ma soprattutto i giovani ingegneri che hanno promosso, voluto e organizzato in modo impeccabile questa iniziativa, per cui comincio con davvero un sentito ringraziamento, perché per una volta si porta in piazza qualcosa di positivo, l'ingegno che fa mostra di sé, e credo sia anche proprio un messaggio positivo rivolto ai giovani. Molto spesso questa materia, le materie, diciamo, tecniche risultano nell'immaginario collettivo, possono sembrare noiose, invece in questo modo si capisce dove si può arrivare. In un mondo come quello di oggi, diciamo, dove senza la tecnologia non saremmo persi, perché immaginiamoci, pensiamo a quando ci capita di lasciare il telefonino a casa, che ormai è uno strumento indispensabile di lavoro, da dove ricaviamo informazioni che ci servono sul momento, e quindi
senza di voi, senza qualcuno che ha pensato. Io dico sempre che se fosse per me probabilmente scriveremmo ancora nella pietra, perché, sulla pietra, ecco, perché però invece queste visioni che poi vengono realizzate e attuate appunto attraverso chi ha la voglia e la capacità di studiare e di mettere a frutto appunto le proprie cellule anche a favore della comunità, ecco, perché questo è quello che succede oggi. La città così è bellissima, per cui io davvero vi ringrazio non formalmente ma in modo proprio sincero, perché il fatto che poi arrivi anche dalla sezione giovani degli ingegneri mi fa doppiamente piacere, ecco, quindi una buona giornata. Io cercherò di stare un po' e prendere appunti, perché gli argomenti toccati sono anche appunto importanti anche proprio per la salvaguardia e la tutela del territorio, e quindi un amministratore è bene che abbia anche qualche chiave di lettura in più che a volte manca. Quindi buona giornata. Ringrazio l'assessore.